del nostro senatore Marco Scibona, che ci darà il punto di vista nostro e anche ci racconterà qualcosa su quello che politicamente stiamo facendo a Roma. Io non la faccio tanto lunga, farò il moderatore, quindi siamo nei tempi, ogni relatore avrà circa 15 minuti, e poi questo soprattutto per lasciare poi spazio alla discussione, anche ringraziando assessori e consiglieri regionali che sono qua presenti e che presentarci il loro punto di vista e le loro informazioni sul tema, anche perché è un tema che è in forte evoluzione. In particolare, vabbè, purtroppo recentemente ci sono stati questi eventi chiamati terroristici sul tema TAV. Ovviamente il Movimento 5 Stelle si dissocia fortemente dall'uso della violenza, riteniamo però, appunto, come oggi era ben detto in un articolo sulla stampa, che sia ora che non si lasciano questo tipo di problematiche. Il problema di non aver affrontato politicamente nel modo corretto il tema trasporti e TAV in particolare, quello delle grandi opere molto invasive, non lo si deve lasciare sulle spalle di magistrati di polizia, anche di spiegare le opere oppure di ripensarle se con le esigenze dei tempi. Il primo relatore è Alberto Pollidà del Comitato Ferrovie, che ci presenterà una tematica molto sentita qua a Roma, che è quella della comunanza. Sei pronto, Alberto? No. Comunque, sinteticamente, se volete, nel frattempo, vi dico più o meno quello che sta succedendo in regione sul tema infrastrutture. Il problema significativo è che i tagli che ci saranno quest'anno e che si sta cercando di evitare, in particolare sulla Cuneo-Nizza, che ci sono già stati e che ci stanno piombando a metà anno, anche per non averli voluti affrontare in maniera più spalmata dall'inizio dell'anno, sono solo l'inizio, perché l'anno prossimo i tagli saranno altrettanti. Quindi il nostro trasporto pubblico locale, sia su gomma che su ferro, lo stiamo veramente perdendo. Io la cosa che trovo allucinante di questo problema è il fatto che continuiamo a perdere servizi da tutte le parti, sanità, scuola, trasporti. Ma non è che parallelamente ci riducono le tasse, stiamo arrivando a una tassazione di livello svedese e senza però i servizi delle situazioni scandinave. Comunque, la chiudo qua, Alberto Pollidà, problema comunitario. Sì, come si leggeva sulla relazione, ho tre punti perché è stato ricordato giustamente di stare nei tempi e io sarò vigile alla prendere e riferita alla questione della ferrovia in provincia di Cuneo, quindi quella che è la rete ferroviaria in provincia di Cuneo. Io ho organizzato in modo molto questa breve introduzione, quindi una carrellata su quella che è la, o meglio, su quella che era la rete ferroviaria in provincia di Cuneo, perché è stata quasi completamente smantellata. Poi, in ultimo, i riferimenti alla Cuneo Nitta, che sono all'ordine del giorno per quello che è già stato anticipato. Quindi, allora, intanto ricordiamo solamente chi siamo. Questo Comitato è nato l'anno scorso quando la Regione ha effettuato un pesante taglio di tutto il territorio regionale e si trattava di 12 linee su tutta la Regione, di cui ben 5 sono in provincia di Cuneo e adesso le andiamo ad analizzare brevemente. Si è creato quindi questo comitato in cui hanno aderito, soprattutto nella prima fase, quindi stiamo parlando proprio di un anno fa, tutte le sigle che vedete elencate
dello schermo e successivamente ci sono state tutta una serie di manifestazioni. In questo caso eravamo a Braille a novembre, quando si parlava sia di obesità sia del timore. Allora non eravamo forse poi consapevoli del rischio che corre il genere di famiglia, la comunità di vita. In ogni caso le attività sono state molto forti subito, perché c'è stata una mobilitazione anche da parte dei comitati di linea di tutte le altre linee in regione, quanto ripeto sono stati 12 linee italiane. Allora, vediamo innanzitutto brevemente quali sono queste linee, anche per comprendere come di fatto noi avevamo una parte, abbiamo ancora una rete ferroviaria in grado di svolgere una funzione di trasporto alternativa all'auto, sia per quanto riguarda le merci sia per quanto riguarda il passeggero. Allora abbiamo, partiamo dalla Puglia di Mondovì, binario unico, non è certificata, riaperta nel 2003, come ricordano, dopo il crollo del ponte ferroviario sul gesso, e sta anche totalmente chiusa. La circolazione è evidente, però la superata con un sovrappasso in tutte le dimensioni, considerava come una linea a tutti gli effetti operativa. Per quello che riguarda la Cuneo Saluzzo Savigliano, invece, quindi la seconda linea che parte da Cuneo, anche in questo caso viene aggiunto, non è dedicato, è stato chiuso solo i servizi operatori perché grazie alla presenza di alcune ditte, in particolare la Burgo, il servizio merci tra l'altro vale la pena di ricordare un episodio che riguarda proprio il trasporto di merci su questa linea, avvenuto all'incirca un paio di anni fa da Verzuolo. C'è stato un incidente che non ha avuto conseguenze letali per nessuno, solo per il comportamento, non è sbagliato definirlo eroico, di alcuni ferrovieri che sono riusciti a evitare la tragedia. Cosa è successo? Un treno merci, non delle ferrovie, ma di un subappassatore, è partito dalla stazione, dalla Burgo, quindi dal Verzuolo, con i treni. Operativi e siccome c'è una leggera pendenza sulla linea, è andato molto proprio verso Saluzzo, ovviamente accelerando, essendo come dicevamo, non frenato. Quindi è illuminato, è stato proprio un incidente che non ha avuto conseguenze perché i ferrovieri sono stati in grado di allontanare i passeggeri. Passeggeri che si trovava in attesa della stazione di Saluzzo pochi secondi prima che questi impazzasse con quel fenomeno. Quindi c'è stato l'impatto, il treno è stato completamente distrutto, ma per fortuna nessuno è rimasto colpito. Lo dico sia perché non è un episodio, è un episodio da poco, e poi soprattutto perché ci fa capire come l'organizzazione ferroviaria deve tenere conto della sicurezza, soprattutto quando si passa, diciamo così, a nuovi sistemi di gestione. Nulla è immutabile, però facciamo attenzione nel momento in cui liberalizziamo determinati servizi, facciamo attenzione che vengano mantenuti gli stessi standard di sicurezza che c'erano, o possibilmente violati quelli che c'erano in precedenza. Comunque, su questa linea abbiamo la stazione di Saluzzo in abbandono, di fatto Saluzzo dal momento che perde il ramo verso Cuneo, perde il ramo verso Savigliano, è completamente isolata, la stazione in abbandono. In particolare interessante la stazione di Saluzzo, è passata agli onori della cronaca un paio di anni fa, in quanto gli immigrati che raccolgono la frutta nella zona del saluzzese, non avendo altre sistemazioni, si erano accampati nel fabbricato
trova a fianco della stazione, si trovava a fianco della stazione di Saluzzo, quando per risolvere il problema è stato abbattuto questo capannone, ma anche i grassi non sono sempre lì. Cioè, sono sempre lì, ogni anno c'è il problema seriamente di come trattare queste persone che vengono a lavorare nella zona. Passiamo oltre. La salute di Alaska non fa parte di questo giro di cultura, però ci sono ritenute importanti citata per due motivi. Il primo, appunto, che quando è stata chiusa, era stata appena rifatta la manutenzione, quindi era stato rinnovato l'armamento, un costo di circa 10 miliardi di lire. E questo, tra l'altro, visto che anche l'alcune monodì, prima di essere chiusa, è stata rifatta, ci deve sempre porre sull'avviso nel caso in cui la vostra linea preferita viene mantenuta e viene rifatta, perché anche se più dura, visto che quello che è successo fino a questo. L'altro punto interessante di questa linea è che arrivava sulla Torino di Carolo, cioè a pochi chilometri dall'aeroporto di Bolzano, quindi con una possibilità di linea dedicata al trasporto merci senza interferire col nodo di Torino, che fino a quando c'erano i treni, perché come abbiamo visto si stanno ancora riducendo, è piuttosto trafficato. Quindi questa era una delle opzioni che purtroppo con l'eliminazione della salute Alaska potevano ridursi. Allora, Cerromea, anche in questo caso in aggiunta non è verificata, completamente chiusa, la Cerromea patisce il fatto che non c'è mai stato il proseguimento da Ormea verso il mare, cosa che per molto tempo è stata ipotizzata, di fatto da lì scendere verso la Liguria, sono veramente la distanza chilometrica è relativamente bassa. Comunque questo non è successo, è rimasta una linea che ha una valenza turistica interessante, infatti passa attraverso la Valtana, sicuramente molto bella, ci sono delle opere, c'è una interessante che questa, a me mi piace molto, che è dotata da archi in ingresso a Ormea, e anche questa è completamente chiusa. Alba Castagnole, chiusa sempre a giugno 2012, ovviamente in direzione di Asti, quindi collegamento verso Asti, e pochi giorni fa la proposta di trasformarla in pista centrale. Abbiamo poco tempo per accelerare. La Braceva, binario unico elettrificato, questa è chiusa da parecchio tempo, cioè dopo l'alluvione del 94, però di fatto fino a giugno scorso le ferrovie hanno ancora il contratto di servizio, l'obbligo di effettuare il servizio pullman, che poi da oggi si è cessato, base a questo contratto. Questo tra l'altro era binario unico, però Allora, rapidamente due considerazioni sulla ferrovia Cuneo Reggio Cernita. Si tratta di un binario unico, poco meno di 100 km, che è elettrificata attualmente fino a Cuneo Limone, però prima della guerra era elettrificata col sistema di base. Poi sappiamo che ci sono state delle distruzioni delle principali opere d'arte, quindi ponti e crollo di parti di alcune gallerie, è stata ricostruita nel 79 e da allora ha avuto un servizio che soprattutto nei primi anni era interessante, quando c'era una separazione tra il servizio locale, quindi tra i treni che effettuavano servizio in tutte le fermate e quelli che si effettuavano solamente nelle principali stazioni. È utile vederla sulla cartina anche perché a volte si incorre in qualche equivoco. La ferrovia si chiama Cuneo Rail / Ventimiglia Inter per l'evidente motivo che a Braille
si separa in due righe la forma, come si può vedere da questa cartina a visione normalizzata, uno dei due rami va verso l'Italia, va verso Ventimiglia, e l'altro scende fino a Nizza. La parte che vedete tra la parte che anche in Francia, comunque che tra scende verso l'Italia e fa parte di questo accordo internazionale del 1970, di cui spesso si parla per la suddivisione dei costi, l'altro ramo invece scende verso Nizza e quindi prende Nizza completamente sotto la gestione. La questione deriva da molto prima rispetto all'inizio della crisi economica europea, e però pur tuttavia diciamo che i dati dichiarati dai proponenti l'opera sono fantasiosi. Allora, se uno potesse vedere questo grafico, che purtroppo non riesco a farvi vedere, si hanno alti e bassi, anche perché il presupposto è che l'aumento di passaggio merci, perché di merci a questo punto si passa, sì, in effetti dovrei dire che circa 20 anni fa è partito tutto quanto come progetto per una realizzazione di una linea TAV, alta velocità passeggeri. Dopodiché, dopo 5 anni sono stati rifatti i conti, dopo altri 5 anni di nuovo, ma clamorosamente siamo franati con disavanzi di circa 400% come utilizzo di percorrenze di passeggeri. Tanto per dirne una, in molti periodi dell'anno tra Torino e Lyon nel weekend vengono sostituiti i treni con dei pullman. Quindi si è cominciato a parlare solo di trasporto merci. Anche in questo il grafico, appunto, di cui parlavo prima, indica che dal 97 in avanti c'è stato un calo drastico delle merci. Sono andati a prendere i dati di traffico del periodo in cui il Monte Bianco era chiuso perché c'era stato l'incidente e hanno fatto un'iperbole a partire da quei dati verso l'infinito e oltre, come si diceva in un cartone animato che guardavano i miei figli. Ecco, questa linea è stata ripetuta altre due volte, con l'ultima volta nel 2011, con un'assurdità dove viene decantata una necessità di merci come passaggio, no? Che è 10 volte quella massima della linea, quindi siamo a centinaia di volte rispetto al traffico effettuato, cioè che percorre adesso quella linea. Questi dati non sono mai stati smentiti, però non sono andati avanti comunque dicendo no, effettivamente non può servire una linea del genere. Oltretutto, e poi chiudo, tutta l'attività di concertazione, come la chiamano loro, che in realtà non è stata concertazione perché in pratica nell'osservatorio del governo sono stati estromessi tutti coloro che avevano delle rimostranze sull'opportunità di costruire questa linea. Ebbene, in questo osservatorio sono stati creati dei quaderni, dei report praticamente delle varie attività su tema. E il quaderno riguardante l'analisi costi-benefici è stato l'ottavo ed è stato tirato fuori solamente ed esclusivamente dopo che è stato richiesto espressamente svariate volte già al Movimento Notar. In realtà loro ce l'avevano pronto, ma non era pubblico. E solo quando poi per via traversa è stato trovato questo quaderno, a quel punto allora è stato reso pubblico. E in questo quaderno viene esplicitata come unica ragione valida per poter giustificare questa linea come un notevole decremento del numero degli incidenti stradali. E quindi siamo veramente all'assurdo, perché se uno Stato si mette a inventarsi una linea spendendo 20 miliardi di euro a fronte appunto dei tagli che abbiamo detto prima,
solamente per un ipotetico calo del numero degli incidenti su autostrada, dopo che attualmente stanno utilizzando un altro appalto per il raddoppio del tunnel autostradale del Frejus, e quindi delle due l'una, o si utilizza la gomma o si utilizza il treno. Quindi tutto quello che vi hanno detto potrebbe anche essere riconducibile, non vogliamo mai che si dica che questo deriva dal fatto che ci sia il TAR, anche se lo dicono poi le carte, però in pratica se vengono a mancare i servizi, e non solo quelli trasportistici, ma ricordo che comunque al momento gli unici fondi che sono stati tolti alle scuole e all'edilizia carceraria. Ecco, questo appunto, quei fondi lì sono stati distratti per l'opera TAV in Val Susa. E ricordo ancora che l'industria TAV serve solamente il 10% dell'utenza, mentre il 90% userebbe quelle linee che adesso vengono cannibalizzate. E il tutto viene ribadito come necessità, come apertura psicologica per l'Europa e come progresso. Un progresso, ormai sì, non ne parlano neanche più perché si vergognano forse anche loro, però parlano di lavoro, di necessità di lavoro, e in un momento come questo è l'unica cosa che riuscirebbe a rilanciare il lavoro, la necessità che c'è. In realtà sappiamo bene che non è propriamente così, anche perché siamo circa 10 volte meno come capacità di fornire lavoro, facendo un rapporto tra grandi opere e piccole opere, e quindi questa è una scusa che non regge, e sappiamo anche dalle indagini che aveva svolto il giudice Imposimato che il 90% dei fondi investiti nelle grandi opere vanno a finire in mazzette e subappalti. Se a questo noi andiamo anche ad aggiungere che i dati iniziali per poter dire che è necessaria quest'opera sono falsi, abbiamo chiuso il quadro. Io qua ho, ovviamente voi non lo riuscite a vedere bene, però è un vero peccato, perché questo è un grafico che è chiarificatore della questione. Diciamo che c'è una linea attuale esistente che è stata appena ammodernata con una spesa di circa 400 milioni di euro. In pratica è stato abbassato il piano del ferro all'interno del tunnel del Frejus, che collega Bardonecchia con Modan, per renderlo praticabile, percorribile per quanto riguarda i carri Modalor, che sono la sagoma più grande al momento circolante. Ci tengo a dirlo che attualmente potrebbe circolare solo dal Frejus, ma già nelle altre gallerie delle linee no, perché non ci sono comunque le condizioni. Ecco, comunque attualmente sulla linea Torino-Modan potrebbero viaggiare 32,1 milioni di tonnellate, e siamo a circa 3, cioè quindi siamo 10 volte meno quello che potrebbe portare la linea. I presupposti anche del CIPE era la saturazione di questa linea. I dati, non del Movimento Notav assolutamente, ma di Alpinfo, che è un consorzio indipendente svizzero, dicono che attualmente sono in caduta libera da ormai più di 10 anni, quindi diciamo che la questione deriva da molto prima rispetto all'inizio della crisi economica europea, e però pur tuttavia diciamo che i dati dichiarati dai proponenti l'opera sono diciamo fantasiosi. Allora, se uno potesse vedere questo grafico, che purtroppo non riesco a farvi vedere, si hanno alti e bassi, anche perché il presupposto è che l'aumento di di passaggio merci, perché di merci a questo punto si passa, sì, in effetti dovrei dire che
circa 20 anni fa è partito tutto quanto come progetto per una realizzazione di una linea TAV, alta velocità passeggeri. Dopodiché, dopo 5 anni sono stati rifatti i conti, e dopo altri 5 anni di nuovo, ma clamorosamente siamo franati con disavanzi di circa 400% come utilizzo di percorrenze di passeggeri. Tanto per dirne una, in molti periodi dell'anno tra Torino e Lyon nel weekend vengono sostituiti i treni con dei pullman. Quindi questo per dare un attimo l'indicazione della quantità di persone che possono andarci. E, a parte questo, comunque non c'era effettivamente la possibilità di giustificare una spesa di quel tipo per a fronte di appunto un'inefficienza di linea. Quindi si è cominciato a parlare solo di trasporto merci. Anche in questo il grafico appunto di cui parlavo prima indica che dal 97 in avanti c'è stato un calo drastico delle merci, perché comunque le due nazioni, Italia e Francia, sono due stati economicamente stabili, che hanno raggiunto più o meno una stabilità di scambi, e quindi non possono aumentare. Quindi cosa hanno fatto come escamotage per dichiarare che era effettivamente necessaria questa nuova linea? Sono andati a prendere i dati di traffico del periodo in cui il Monte Bianco era chiuso perché c'era stato l'incidente, e hanno fatto un'iperbole a partire da quei dati verso l'infinito e oltre, come si diceva in un cartone animato che guardavano i miei figli. Ecco, questa linea è stata ripetuta altre due volte, con l'ultima volta nel 2010-2011, con un'assurdità dove viene decantata una necessità di merci come passaggio che è 10 volte... quella massima della linea, quindi siamo a centinaia di volte rispetto al traffico effettuato, cioè che percorre adesso quella linea. E questi dati non sono mai stati smentiti, però non sono andati avanti comunque dicendo no, effettivamente non può servire una linea del genere. Oltretutto, e poi chiudo, tutta l'attività di concertazione, come la chiamano loro, che in realtà non è stata concertazione, perché in pratica nell'osservatorio del governo sono stati estromessi tutti coloro che avevano delle rimostranze sull'opportunità di costruire questa linea. Ebbene, in questo osservatorio sono stati creati dei quaderni, dei report praticamente delle varie attività su tema. Il quaderno riguardante l'analisi costi-benefici è stato l'ottavo, ed è stato tirato fuori solamente ed esclusivamente dopo che è stato richiesto espressamente svariate volte dal Movimento No TAV. In realtà loro ce l'avevano pronto, ma non era pubblico. E solo quando poi per via traversa è stato trovato questo quaderno, a quel punto allora è stato reso pubblico. E in questo quaderno viene esplicitata come unica ragione valida per poter giustificare questa linea come un notevole decremento del numero degli incidenti stradali. E quindi siamo veramente all'assurdo, perché se uno Stato si mette a inventarsi una linea spendendo 20 miliardi di euro a fronte appunto dei tagli che abbiamo detto prima, solamente per un ipotetico calo del numero degli incidenti su autostrada, dopo che attualmente stanno utilizzando un altro appalto per il raddoppio del tunnel autostradale del Frejus, e quindi delle due l'una, o si utilizza la gomma o si utilizza il treno. Cioè, la vera ragione per cui si vuole fare questa cosa qui e la palissiana, vogliono avere dei grandi cantieri, perché con i grandi cantieri ci girano tanti soldi
che possono essere distratti e dal bilancio comunque si riescono a imboscare meglio, diciamolo così, mentre nelle cose che servono riusciamo, come abbiamo detto prima, a tagliare e basta. Io mi fermerei qui anche perché abbiamo ancora un tot di emendamenti da fare per un'altra DDL che, vabbè, poi magari se ci seguite sapete, c'è un DDL 456, no, come si chiama? 476, che è un putpuri Un po'. è un... Se il pubblico ha domande da farci, magari, Sì, anche quindi solo. in questo DDL abbiamo trovato tutta una serie di soldi da buttare, la maggior parte, per fare un esempio, sull'Expo, dove abbiamo 1,5 miliardi di euro, adesso cambio tema, ma solo per farvi capire con cosa abbiamo a che fare tutti i giorni. Ebbene, abbiamo audito oggi il vicepresidente della regione Lombardia che ci diceva che non sapeva esattamente quanti e quali edifici sarebbero stati poi smontati a fine Expo, che però comunque ci sono soldi investiti per fare due linee metropolitane che arrivano in quella zona lì, quindi nel nulla, perché adesso ci sono prati, che però verranno finite 5 anni dopo la fine dell'Expo. Quindi mi ha chiesto, ma se vengono finite 5 anni dopo queste linee, cosa servono se poi oltretutto lì non ci saranno più edifici? Quindi un po' lì. Ah, volevo ancora dirvi una cosa riguardo un'azione che abbiamo presentato oggi. Abbiamo presentato un DDL, che è il primo passo istituzionale per quanto riguarda il tema TAV. Abbiamo presentato un disegno di legge per chiedere l'abrogazione dei trattati franco-italiani, anche perché questo trattato, leggendolo, non è vincolante, cioè non è definitivo, si può tornare indietro in qualsiasi momento senza avere riscontri, senza avere nessuna penale da pagare, anche se ci dicono il contrario, ovviamente. E quindi è il primo passo da fare per operare in modo istituzionale per tagliare effettivamente questo progetto. Io mi mollerei lì, se avete qualcosa da Vabbè, dire, se sennò non la finisco più. dico io Sì. due parole soltanto. Noi vorremmo una politica che investisse meno sulle grandi opere, ma che investisse anche quei pochi soldi che ci sono, quel poco di denaro pubblico, nelle opere che già ci sono, perché sono quelle che sono veramente utilizzate dai cittadini. Oltre, non vogliamo tediarvi, l'ora è tarda, per cui se avete qualche domanda siamo ben disposti, altrimenti vi lasciamo. Tu vuoi? Perché poi dovete andare via. Noi dobbiamo lavorare ancora. Perché praticamente Confessiamo, vorremmo mangiare anche, dopo quella. mangiare e fare degli emendamenti. Ci sarebbe ancora un intervento e poi ci sarebbe lo spazio per le domande, però se preferite facciamo Due domande un quarto adesso. d'ora di domande adesso. Se un quarto d'ora. Se qualcuno ce ne ha, ci sono delle domande che volete fare? Vi lasciamo lavorare. Dai, grazie mille per l'intervento. E speriamo che qualche cosa passi. Ah, una domanda c'è. Ah, c'è Tomatis. Venga qua che c'è la video. La giriamo. Stai. Dagli il microfono. Ma forse lo sentono da Ah, lì. sì, giusto, sento. Parla. Parlo Però non lo dritto. sentono. Lo sentite? Mi chiedevo se... Questo perché così la sentono anche questi che sono in sala. Mi chiedevo se non è il momento di porre un problema più generale, che non quello che riguarda la TAV, più generale nel senso che dovrebbe riguardare la totalità degli interventi pubblici sulle grandi opere. Se c'è fatto l'hangout, ci siamo persi un pezzo della domanda. Almeno fin quando abbiamo sentito, si parlava di una modalità operativa per la concertazione o comunque per la discussione con la popolazione per quanto riguarda le grandi opere. Effettivamente noi diciamo che l'operazione che stiamo cercando di fare per il TAV
è un'operazione pilota. Vorremmo appunto che qualsiasi soldo pubblico speso, soprattutto nelle grandi opere dove i soldi sono veramente tanti, sia concertato, sia approvato e sia accolto benevolmente nel caso in cui serva dalla popolazione. Quindi diciamo che ci serve, essendo in questo momento una delle grandi questioni aperte da portare avanti, usiamo appunto questa linea come filo conduttore per mettere giù appunto una buona pratica e capire quali sono le procedure, le leggi o gli strumenti per poter fare un'analisi poi su tutto, quindi per usare gli stessi metodi con il resto. Non so se ho afferrato poi, perché è veramente caduta giù la linea, quindi non so se era questa la domanda e se ho risposto correttamente. Parzialmente, ma va bene così. Va bene così, perfetto, grazie. Allora, buon lavoro e grazie ancora. Ciao. Ciao. Allora, a questo punto, ancora sempre sul discorso TAV, l'intervento di Luca Castello, autore del libro Binario Morto, che si occupa proprio di spiegarci come in realtà questa storia della Torino-Lione sia stata presentata come un'enorme mistificazione, mentre in realtà è un'esigenza soprattutto di spesa ingiustificata per tutta l'Italia. Grazie. Grazie. No, noi abbiamo, scusa, 3.800 km in 11 giorni, io pensavo fosse un record, ma qui dobbiamo fare 3.800 km in 15 minuti. Io, se vuoi anche 20, perché io non ho l'orologio, ti prego di bloccarmi, io vado dalla via. Vai. Perché ce ne sarebbe da raccontare, sono abbastanza impressionante. Io e mio socio, che si chiama Andrea De Benedetti, siamo partiti un giorno pensando di fare un viaggio, di fare un reportage di viaggio, che doveva un viaggio via terra da Barcellona a Kiev. Noi abbiamo preso sul serio, gli argomenti sulla necessità e la TAV li abbiamo presi sul serio. Li riassumo in una narrazione sintetica ed esemplificata. L'Europa ci chiede di non interrompere una grande realizzazione che rappresenta un sogno di integrazione dei sistemi di trasporto continentali. Questa grande realizzazione, che fa parte di una rete che si chiama TEN-T, prevede come asse portante un corridoio latitudinale che unisce Lisbona in Portogallo a Kiev in Ucraina, attraversando tutto il continente da ovest a est e facendo dell'Italia il centro di questa rete di trasporti, perché l'Italia sarebbe il luogo in cui questo asse latitudinale si congiunge con gli assi nord-sud longitudinali. L'Europa ci chiede di fare questo perché ha un progetto di integrazione, in particolare del trasporto merci e in particolare in termini di trasporto merci ad alta velocità. Questo progetto è quasi interamente realizzato, ma noi stiamo facendo una resistenza che interrompe i flussi, qualunque cosa flussi siano. Scopriremo che in questo campo si discute molto per mantra e molto poco per argomenti, bloccando il progresso e soprattutto isolando il Piemonte. Adesso sulla esiguità dell'argomento del Piemonte isolato credo si sia già detto abbastanza. Per non isolare il Piemonte si bloccano le linee internazionali, si taglia la Cuneolinea e la Cuneolinea. Non è chiarissimo perché tagliare linee internazionali sia un modo di uscire dall'isolamento. Ma abbiamo preso sul serio questo argomento. Siamo partiti e abbiamo preso anche sul serio un argomento invece contrario alla TAV. Molti insomma, questo corridoio latitudinale viene chiamato corridoio 5 ed è un po' il mito di fondazione su cui si basano tutti i ragionamenti sulla necessità della TAV. Ce lo chiedono, l'hanno quasi fatto e siamo noi che lo stiamo interrompendo. È un corridoio di integrazione fondamentale per merci ad alta velocità. 5 palle. Lo dico subito. Movimento 5.
5 palle, quello della casa. Ce ne sono di più, però queste 5 sono già tutte palle. E noi abbiamo preso sul serio anche l'argomento anti-tab, per cui nessuna merce ha mai transitato sull'asse da Lisbona, non nessuna merce è mai andata da Lisbona. Noi abbiamo preso così sul serio che l'abbiamo smentito, abbiamo comprato un pacchetto di caffè sottovuoto, siamo andati a Lisbona, poi abbiamo fotografato in tutte le stazioni, ci sono le foto da qualche parte su Flickr, mi pare, e l'abbiamo portato fino a Kiev, così adesso abbiamo demolito gli argomenti contro l'attacco, possiamo dedicarci a quelli a favore. Una merce che ha viaggiato a Lisbona Kiev c'è del nostro campo. Noi pensavamo di scrivere un reportage di viaggio, al massimo una guida, perché il libro racconta anche come si fa a fare quel viaggio lì, al massimo un orario ferroviario per confrontare le velocità dei treni. In realtà ci siamo trovati senza accorgercene, senza averlo immaginato, a scrivere un libro di fantascienza e anche dell'orrore. È un libro pieno di sorprese e di meraviglie, qualcosa che assomiglia ai viaggi, sì, così devo chiamarlo, ai viaggi dei viaggiatori medievali che tornavano e potevano raccontare tutto quello che gli pareva, perché tanto nessuno poteva andarli a verificare, no? Ci dicevano che c'erano le strigoni, gli otofagi, le sirene, i ciclopi, ma poi dopo invece c'erano dei pigmei che custodivano le sponde del Mar Nero, avevano un occhio solo con due pupille, oppure Marco Polo raccontava di creature velose che bastavano un buco per terra metterci della birra e loro diventano tuoi schiavi e potevi stare dentro la birra. Tornava e mica c'era internet, mica c'era il telefono, mica c'erano le automobili per andare a vedere se era vero, tutti lo vedevano, per cui noi che viviamo nell'epoca della grande connessione, della informazione, della comunicazione, pensiamo che se qualcuno azzarda a dire cose così apolitiche, no? Così pure sui giornali o nel dibattito politico, sarà perché è così, sarà perché sono vere, perché tanto potremo andare a verificarle, perché tanto ci saranno i giornalisti che vanno a verificarle. E nel nostro viaggio abbiamo scoperto invece che viviamo all'epoca degli strigoli e dei pigmei con un occhio solo. Perché giornali importanti, ma anche onorevoli, insomma, politici importanti, parlano con disinvoltura di cose che avvengono, che possono essere verificate partendo da Torino nell'arco di 80 km, andando verso est a Brescia e andando verso ovest nella Morienne, nella Saint-Jean de Morienne. Cioè, non c'è bisogno di andare tanto lontano per scoprire le colline. Il Sole 24 Ore titolava 3 settimane fa che il tunnel Torino-Lione permetterà alle merci italiane di connettersi alla rete ad alta velocità francese, cioè di 24 ore che teniamo i compiti di cazzo. Lo dicono loro. Ci sono delle assunzioni in questo titolo, per esempio che esista una rete ad alta velocità francese, ma ci sono assunzioni ancora più forti, per esempio che le merci vadano ad alta velocità, che esista un posto nel mondo dove le merci vanno ad alta velocità. Noi viaggiamo, poi vorrei dire una cosa, viaggiamo e scopriamo cose sull'asse dello spazio, del tempo. Sull'asse del tempo ha parlato il senatore Scivona dell'ottavo quaderno dell'osservatorio sulla TAP di Virano e dell'analisi costi-benefici. Vorrei poi dire qualcosa su questo, ci tengo perché insomma ci è toccato leggerlo. A noi, a me, a De Benedetti, ci è toccato leggerli tutti i quaderni, perché è una fatica. Se ne è anche il libro dell'onorevole Esposito che si intitola Città, dove è pagato con soldi pubblici, per cui lo potete scaricare gratis niente. È un libro straordinario, ma la mangiavamo prima a cena, è pieno di note, quindi sembra molto informato. Poi noi purtroppo abbiamo dovuto verificare queste note che siamo andati a vedere a cosa rimandavano, e in 9 casi su 10 queste note rimandano ad articoli del quotidiano La Stampa. Ora, già così non è molto scientifico, ma noi siamo andati a leggerci di quegli articoli in emeroteca e abbiamo scoperto che in 6-7 casi su 10 quegli articoli erano interviste all'onorevole Esposito. E così si fanno le note, abbiamo imparato, anche noi abbiamo riempito il libro di noi. Il libro è un racconto più divertente, però ci abbiamo messo le note così sono scientifici. Però non sono citazioni di nostre interviste, perché noi non ci siamo mai intervistati nessuno. Parto dal tempo un attimo, asse temporale. Abbiamo scoperto di scrivere, scritto un libro di fantascienza, perché ci siamo occupati della previsione del futuro. Una cosa che ci sono tre modi più o meno con cui sì, storicamente.
chiaramente si prevede il futuro. Il primo è la divinazione, il secondo è il comunismo e il terzo è la Tao. La divinazione è una roba che adesso si fa con i Qing, con i fondi di caffè, con l'oroscopo, ma una volta si faceva in maniera più truculente, con le viscere degli animali, anche con la cacca, col volo degli uccelli o con i cadaveri dei cimiteri. Il comunismo funzionava più o meno così, si faceva una previsione di 5 anni sullo stato dell'economia, su come avrebbe dovuto andare l'economia, poi si aspettavano 4 anni, si scopriva che non funzionava, si sterminava qualche milione di contadini ucraini, cercando di far rientrare le cifre, poi non funzionavano lo stesso, allora si faceva un altro piano quinquennale. E via così. E però 5 anni, e la critica liberale, dopo la caduta del comunismo, ha detto, ma guarda che fresconi che pensavano di poter prevedere l'economia addirittura 5 anni, quando nessuna linea di tendenza in economia è descritta da una funzione continua, cioè non è omogenea, ci sono salti, c'è l'imprevisto. Non so, pensate alle città del Medioevo, si erano fatte alla fine del XIII secolo, le città italiane avevano fatto delle cinte murarie molto lontane dall'abitato, perché l'apertura delle rotte commerciali con l'Oriente aveva creato uno sviluppo economico straordinario. Allora si pensava che queste città sarebbero diventate enormi. Hanno fatto le grandi opere, hanno fatto delle cinte murarie clamorose che a metà del XIII secolo erano ancora lontane dai centri abitati, perché nel frattempo è arrivata la peste nera, le città non sono cresciute per 7 secoli. Come si pensava. La Tao è qualcosa di simile alle cinte murarie delle città medievali italiane, perché sbeffeggiato il comunismo perché prevedeva a 5 anni, si fa l'analisi costi-benefici di Virano. E si parla, non so se qualcuno lo sa, di un'opera che entrerà in esercizio, qualcuno sa l'anno in cui è prevista l'entrata in esercizio del tunnel, del solo tunnel Torino-Lione. 2035, tra 22 anni, 2035. Ma non solo, il pareggio tra costi e benefici, tra investimenti e benefici, viene previsto per l'anno 2073. Io mi dispiace, sono un iniettatore, in sala non c'è nessuno che ci sarà a verificare che si sia rientrati dai costi e dai benefici. Tra l'altro qualcuno che analizza le previsioni del futuro c'è, parlo di Standard & Poor's, che è l'agenzia di rating più potente del mondo, il cuore del capitalismo finanziario. Standard & Poor's, non Black & Block, cioè superando una fonte non sospetta, che ha analizzato i progetti di grandi infrastrutture viarie nel continente europeo negli ultimi 20 anni, scoprendo che più di 9 su 10 sono stati costruiti, progettati su previsioni di flussi di merci e di passeggeri enormemente gonfiati. Risultate tutte inattendibili, si parla di 98 casi su 100, quasi il 100% di previsioni compiute. Ma nel 2073 noi avremo fatto un'opera meravigliosa, anche il comunismo prevedeva il paradiso dei nipoti a spese dell'inferno dei nonni, solo che i nonni siamo noi, e i nipoti chissà. Ma immaginiamo che ce la facciano, nel 2073 si rientri dai costi e dai benefici. Io leggo solo i giornali di questi giorni. Allarme perché la realizzazione della tecnologia che permette la stampante in 3D permette di costruirsi nella propria casa di Costiglione Saluzzo una fornitura di Kalashnikov semplicemente disponendo di alcune cartucce di resina e le informazioni vengono mandate online. I treni a cosa servono a quel punto di vista? Oppure apro la stampa, no, non c'è neanche bisogno di aprirla perché la foto è in prima pagina, vedo un enorme aereo che realizza il primo volo da costa a costa negli Stati Uniti con sola energia solare, che non ha pensato. Non sarà che la tecnologia dei motori arriva prima di queste grandi ferrovie. Il problema è che questo passato, questo futuro viene immaginato sulla base del passato, cioè sulla base di un'economia legata all'industria pesante che ha bisogno di materie prime che devono essere trasportate via terra su lunghe percorrenze. Qualche ambientalista dice no di aria perché i motori degli aerei inquinano, ma poi scopri che c'è il motore solare per gli aerei che è già stato realizzato da 60 anni, verosimilmente altro che costi benefici ci sarà delle vettute di trasporto e cose del genere. Io parlo di fantascienza non a caso, nel 1969 le due più ricche industrie del mondo, che erano Hollywood e la NASA, si organizzarono per prevedere il futuro.
e Werner von Braun, che era responsabile del progetto Apollo che ha portato l'uomo sulla Luna, pare, dichiarava nelle interviste pubbliche che entro la fine degli anni Ottanta il viaggio, soprattutto per le merci su Marte, sarebbe stato abituale. Entro la fine degli anni Ottanta del XX secolo, non del XXI. E Stanley Kubrick preparava il suo capolavoro 2001 di Odissea nello spazio facendo interviste. Lui aveva realizzato 21 interviste ai principali scienziati della sua epoca, mi è andata bene perché la produzione non gli aveva permesso di metterle all'inizio del film, lui voleva invece, sarebbe stato fallosissimo, per capire quale sarebbe stato lo scenario nel 2001, perché voleva che il film fosse estremamente realistico. Cioè nel 68 mi devo immaginare il 2001 ed è accuratissimo, per esempio prevede un allineamento di pianeti che all'inizio del film si è realizzato realmente nel 2001, solo che si parla di un viaggio su Saturno, cioè stiamo parlando del 2001, immaginato nel 68 si immaginava di andare su Saturno. Nel 2004 si comincia a immaginare che un'opera che entra in esercizio nel 2035 diventa redditiva nel 2073 serva a qualche cosa. Nel corso del nostro viaggio qui abbandono la proiezione sul tempo e arrivo allo spazio. Tra gli altri incontriamo, noi abbiamo per lo più intervistato persone favorevoli alla TAP, favorevoli al corridoio di Cina, poi scopriremo che non si parla di TAP. Uno di questi signori è Michel Chaumat, il direttore dell'autostrada ferroviaria delle Alpi, che è quel servizio che porta le merci attraverso la linea tradizionale del Trabius da Saint-Jean de la Maurienne a Orbassano. E a domanda, il direttore, una persona molto onesta, ha risposto. La domanda era, ma lei si rende conto che quelli, allora si parlava di 2 miliardi e 800 milioni, oggi ho sentito 2 miliardi e 2, ma secondo me le cifre oscillano ancora. Comunque, che con il costo del solo tratto italiano del tunnel si può cablare a banda larga tutta Italia, compresa l'ultima borgata di Avastello Valsoana, che sarebbe il mio paese, o Penta d'Attilo in Calabria. E mi si è sciomato tranquillo, ha detto, certo che lo so, dipende da che idea si ha del futuro. Allora, noi partiamo e cominciamo a scoprire un sacco di cose. Partiamo e andiamo a Lisbona, ci partiamo su Lisbona. Scopriamo innanzitutto che Lisbona non c'è più, il Portogallo non c'è più. Nel 24 marzo del 2012 il Portogallo è uscito da tutti i progetti di corridoi infrastrutturali europei. Il nuovo corridoio si chiama Corridoio Mediterraneo, non più Corridoio 5, dovrebbe partire dall'Andalusia, da Algeciras, che è nel sud della Spagna, terra davanti alle coste del Marocco. Così noi corriamo ad Algeciras, verificando tra l'altro che non c'erano tiro che passavano sull'autostrada, ma questo può essere che era un giorno sfortunato. E arriviamo ad Algeciras e tra le altre cose intervistiamo il presidente della Camera di Commercio della Andalusia, Don Carlos Fenoy, che è tra le persone più interessate alla realizzazione del corridoio. La prima cosa che diciamo, qui scopriamo una delle cose fondamentali, che ci verrà poi confermata da altri esperti, tra cui Sergio Bologna, che è consulente dell'Unione Europea, dei governi italiani, di tutto, sulla logistica, il massimo esperto italiano e forse europeo di logistica. Andiamo da Don Carlos e gli diciamo, beh Don Carlos, allora, questa alta velocità per le merci, e lui ci guarda, succede spesso, in questo viaggio ci è successo un sacco di volte, ci guarda come si guardano due deficienti, squadrandoci dalla cattura dei capelli che mio socio ha alle scarpe, e dicendo, scusate, di cosa stiamo parlando? Don Carlos, senza che noi ce ne potessimo fare la domanda, fa la domanda che tutti i giornalisti dovrebbero fare, non fanno mai. Quando parliamo di cosa stiamo parlando? Quando parliamo di Corridoio 5, di che cosa stiamo parlando? E noi diciamo, stiamo parlando di Corridoio 5. Ah, avevo capito un'altra cosa, avevo capito alta velocità per le merci. Sì, le merci a alta velocità. No, mi prendete in giro, signori. E noi diciamo, no, perché? E lui dice, perché le merci non vanno ad alta velocità in nessun angolo di questo disgraziato pianeta. Voi potete girare lungo tutti gli assi longitudinali e latitudinali in tutto il mondo e non troverete una sola merce che viaggia su convogli ferroviari a più di 80 km all'ora. Chi parla di merci ad alta velocità o mente consapevolmente o non ha mai capito niente dei trasporti e di sta dicendo Don Carlos. Sto dicendo che per varie ragioni, tra cui sicurezza, eccetera, ma soprattutto per una ragione economica che ora
vado a spiegare, le merci non possono andare ad alta velocità. Tant'è che il sistema merci più efficiente al mondo è quello degli Stati Uniti, che è un limite di velocità massima di 70 km orari. Le merci non possono andare ad alta velocità, soprattutto sulle linee ad alta velocità, perché queste linee vengono posate in maniera diversa, sono linee proprio strutturalmente diverse da quelle della velocità ordinaria, da quelle su cui viaggiano i convogli merci. E queste linee, le infrastrutture per alta velocità, subiscono un'usura per il diverso bilanciamento e diverso peso dei carichi merci, subiscono un'usura che aumenta oltre gli 80 km orari, 90 al massimo, esponenzialmente i costi di manutenzione. Per cui una merce che viene trasportata ad alta velocità è una merce che si carica dei costi di manutenzione della ferrovia, cioè una merce che si proietta ad alta velocità fuori dal mercato, perché non è più competitiva con nessun'altra merce. Le merci, ci dice Fenoi, ci conferma Bologna, ma comunque Ferrovie lo sa, non possono, non è che non vanno, non possono andare. Non lo fanno in nessun modo, in nessuna parte del mondo. Soprattutto le merci non viaggiano su linee miste, non possono viaggiare su linee miste ad alta velocità nemmeno andando lentamente, perché la differenza di potenziale, diverso uso di velocità su una sola linea, crea problemi di sicurezza, tanto più in galleria, tanto più in montagna. Quindi, se parliamo di traffico merci, traffico passeggeri, parliamo, per razionalizzare il servizio, di linee diverse. Tant'è che la Spagna, lo scopriamo subito, prevede la realizzazione di un asse merci lento lungo la costa mediterranea e la realizzazione di assi passeggeri veloci all'interno. L'alta velocità passeggeri, peraltro, è tra le cause, basta leggere le analisi che sostengono le ultime leggi finanziarie del governo spagnolo, tra le cause della crisi economica spagnola, perché Spagna ha investito in una rete a stella, come quella che si sta pensando per il Piemonte, dove tutte le ferrovie portano a Parigi passando per città minori, quindi perdendo velocità tra l'altro, che è una rete in assoluta perdita economica. Ora, quando si parla di servizi al cittadino non si parla di rientri economici, per carità, però gli investimenti sono stati talmente colossali, talmente fallimentari, che dopo la bolla economica la rete di passeggeri ad alta velocità è la voce in perdita più grave nelle finanze spagnole. Tanto che una linea ad alta velocità è comunque prevista, una linea di integrazione, corridoio 5 anzi, è prevista, sto sforando capo, posso arrivare a fare in Slovenia. Una linea inerente al corridoio mediterraneo è prevista da Messias a Cordova attraverso la Sierra di Ronda. E qui succede, qui per la seconda volta venivano trattati come deficienti, questa volta da un capostazione, perché noi passiamo nella Sierra di Ronda, paesaggio incontaminato, bellissimo, invece un solo pioglietto piccolo piccolo, e noi vediamo tra questi nidi di cicogna, alberi, riserve agricole meravigliose. Arriviamo a Ronda, che dovrebbe essere lo snodo di questa nuova linea europea, e chiediamo alla capostazione e al capomovimento, ma come fate qua a passare i treni europei? E loro ci dicono semplice, mettiamo il terzo carril. E dice, ma com'è il terzo binario? Noi ne abbiamo visto uno solo. E tipo lui si guarda, così dice, come scegli uno solo, mi prendete in giro? No, no, è che noi ne abbiamo visto uno solo. Come fa il treno, dice lui, ad andare su un solo binario? No, scusi, noi ne abbiamo visto uno, poi lei ci dice il terzo, vuol dire che ce ne sarà un secondo, ma certo che c'è il secondo, ma no, ma c'è il secondo. A quel punto, siccome non capiamo, lui ci fa un disegno e noi scopriamo che carril in spagnolo non vuol dire binario, vuol dire rotaia. E noi ci eravamo confusi, cioè ci fa proprio il disegnino con le due rotaie e tutte le traversine in mezzo, poi disegna una terza linea in mezzo, vicino a una delle due rotaie, e dice questo qua facciamo. Investimenti spagnoli per il corridoio 5. Perché i treni europei hanno un scartamento diverso ridotto rispetto allo scartamento spagnolo. Con un piano merci, con un piano razionale di movimento, questi sono treni passeggeri, scusate, non merci, si può far passare i treni europei su quella linea semplicemente mettendo un più. Noi facciamo le piramidi di Giza e Valsugna, le grandi opere infrastrutturali, loro mettono il terzo carril, perché sono già abbastanza in crisi. Dopodiché andiamo a gran velocità, ci proiettiamo nella Moriente, dove scopriamo che il tunnel, cioè che tutto dovrebbe essere già stato scavato, mi risparmio il passaggio a Lione, insomma, devo correre.
scopriamo che non è vero. In Francia sono stati fatti tre sondaggi geognostici piccolissimi, tre buchetti, tre sondaggi, ma non c'è ancora una palata di terra del tunnel scavata, non è vero. Tant'è che la Corte dei Conti francese ha bloccato a seguito la documentazione finanziaria relativa alla Torino-Lione, perché ha forte sospetto che l'opera sia altamente diseconomica e quindi si riserva di bloccarla. Vi risparmio la parte Sicusina, la parte di Valsusa, che nel libro c'è, che riprende anche storie del passato molto dolorose e veramente truci. Dico solo i titoli di testa. Passando per la Valsusa, cosa che non tutti ricordano, troviamo una realtà in cui lo Stato vende armi all'Andrangheta. Troviamo un serial killer che si autoaccusa di 17 omicidi e viene condannato per 14, nel caso dei 17 sarebbe più veloce nella storia d'Italia, nel caso dei 14 è il secondo, ma che non va oltre le cronache locali, che sono in Italia